Il posto delle parole è Memoria Festival. Ritorniamo a raccontare questo festival, che peraltro è già stato protagonista nei nostri appuntamenti qui nel posto delle parole. Memoria Festival quest'anno con un percorso veramente molto molto interessante, e tra i tanti appuntamenti noi andiamo a spigolare alcuni argomenti, ed eccoci qua insieme con Guido Tonelli. Buongiorno Guido Tonelli, benvenuto nel posto delle parole. Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Guido Tonelli, leggo nella scheda del sito, lo ricordo, memoriafestival.it, Guido Tonelli, fisico e professore di fisica all'Università di Pisa, ha partecipato ed è stato portavoce dell'esperimento CMS presso il CERN, che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Anzitutto, visto che io non amo molto le sigle, il CMS che cos'è? Bah, diciamo, è un acronimo, cioè una sigla, certo, che concentra nelle iniziali il Compact Muon Solenoide, un termine un po' tecnico, il solenoide compatto per muoni, che sarebbe il nome tecnico che abbiamo dato al nostro bambino, lo chiamiamo così. È un gigante di 15.000 tonnellate, grande quanto un palazzo di 4 piani, che è un rivelatore moderno per la fisica delle alte energie. E tutto questo è stato realizzato per l'appunto al CERN. E esattamente dove, Guido Tonelli? Beh, diciamo, il CERN è al confine fra Francia e Svizzera, vicino a Ginevra, e c'è questo grande acceleratore di 27 km di circonferenza, viaggia ovviamente 100 metri sottoterra per non disturbare la zona densamente abitata, e in questo acceleratore si fanno urtare protoni. Nelle zone in cui avvengono queste collisioni si circonda la zona con questi grandi apparati sperimentali pieni di tecnologie innovative, sensori sensibilissimi, e attraverso questa registrazione di collisioni, la quantità mostruosa di collisioni, siamo riusciti a identificare quel pugno di eventi in cui si manifestava questa particella ricercata da quasi 50 anni. Ecco, io mi scuso Guido Tonelli per tutte le domande, lei abbia la compiacenza se sono banali, me lo dica semplicemente. Lei parlava poco fa di questa scoperta e diceva che al CERN c'è questa circonferenza di 27 chilometri. Ecco, in che cosa consiste praticamente questa circonferenza? E dentro questa circonferenza che cosa c'è? Cosa attraversa? Sì, è un tunnel, quindi è un tunnel di 6 metri di diametro, diciamo, sottoterra. E al centro di questo tunnel c'è un tubo a vuoto, cioè un tubo in cui si fa un vuoto molto spinto. Intorno al tubo a vuoto ci sono magneti e altri apparati che producono campi elettrici. Quindi nel tubo circolano protoni, particelle positive. I protoni sarebbero i nuclei degli atomi di idrogeno. Prendi un atomo di idrogeno, levi l'elettrone e rimane il protone. Questi protoni vengono accelerati dai campi elettrici e deviati sulla traiettoria circolare dai campi magnetici, raggiungono la velocità della luce, praticamente si muovono alla velocità della luce, diventano estremamente massicci ed energetici, e quando li facciamo scontrare, in quella minuscola regione in cui avviene la collisione si riproducono le temperature che aveva la materia nell'universo primordiale, quindi proprio nei primissimi istanti del Big Bang. Quindi in queste temperature, in questi ambienti, si riproducono le particelle che popolavano l'universo primordiale. Il bosone di Higgs è una di queste. In questo modo abbiamo potuto produrlo e studiarne le caratteristiche prima che evaporasse, prima che decadesse molto rapidamente. Beh, devo dire che ogni volta che ascoltiamo queste parole intorno al bosone di Higgs, intorno attraverso proprio questo impegno quotidiano degli scienziati, non c'è che da rimanere, Guido Tonelli, a bocca aperta, perché noi abbiamo letto molto sui giornali, abbiamo visto molto in televisione, sui media e in internet, però ogni volta che si sente raccontare è una cosa diversa, perché il racconto di questo cose è profondamente diverso quando si ascoltano rispetto a quando si leggono sulle riviste, sui giornali e così via, Guido Tonelli. Beh, io penso che ci sia qualcosa di ancestrale, no? Cioè, alla fin fine, se uno ci pensa bene, la fisica moderna, se uno ignora la complicazione degli apparati, il linguaggio, la matematica che bisogna usare, alla fine, nella sua essenza, è un tentativo di spiegare l'origine del mondo materiale che ci circonda e di dire qualcosa della sua fine.
Quindi alla fine la fisica moderna dà risposte a una vecchia domanda, una domanda che alberga nell'animo di ciascuno di noi, che è uscita fuori forse quando eravamo bambini. È la domanda che si è posta l'umanità bambina da milioni di anni probabilmente, ogni volta che ha spalancato gli occhi sulla meraviglia che ci circonda, questo pianeta, le stelle, il sistema solare. Che cos'è questa meraviglia e da dove viene? La scienza moderna dà una risposta a questa antica domanda, e questo forse è il motivo per cui quando si raccontano le storie delle avventure scientifiche che facciamo, come se riecheggiassero le storie che hanno cominciato ad essere raccontate fin dalla notte dei tempi, prima mitologiche, no? Il racconto degli anziani, i bambini intorno ai focolari. Cioè la questione delle storie e del racconto riemerge e oggi prende ovviamente una forma molto diversa, ma richiama un po' questa antichissima tradizione. Lei poco fa ha detto l'umanità bambina, di quando all'inizio già si poneva domande. E adesso questa umanità, rispetto a quella di un tempo molto lontano che era bambina, che età potrebbe avere oggi l'umanità tenendo conto di questo lungo tempo? Questa è una domanda molto difficile perché, diciamo, noi sappiamo molto dell'evoluzione umana, no? Ma non c'è un'ora X in cui, diciamo, possiamo dire, ecco, è nato l'uomo, no? Sappiamo che le nostre radici affondano nei milioni di anni dietro di noi, no? I primi ominidi, abbiamo trovato tracce di, diciamo, bipedi che avevano forme molto simili a quelle che poi hanno portato lo sviluppo fino a noi. Per essere più, diciamo, corretti scientificamente, parliamo di Homo sapiens, cioè la nostra specie di ominidi, che ha cominciato a diffondersi in Africa da partire da 200-300 mila anni fa, e forse preceduta prima da altre forme, diciamo, ancestrali che ci hanno preceduto, ma insomma parliamo di umanità da 200-300 mila anni. Ma una delle cose che mi ha colpito di più negli ultimi tempi è stato sapere che è stata rinvenuta in una grotta in Spagna degli affreschi da parte dei nostri progenitori, una grotta affrescata 70 mila anni fa. Ecco, io sono sicuro, anche se non ci saranno mai le prove scientifiche, che chi faceva quegli affreschi raccontava qualcosa alla piccola comunità o alla piccola tribù, usava gli affreschi, le immagini, per un racconto delle origini, che sicuramente sarà avvenuto in un linguaggio che non potremo mai ricostruire, non potremo mai sapere esattamente cosa si dicessero e che significato avessero quei simboli, ma sono certo che quei simboli avevano in qualche modo qualcosa a che fare con il chiedersi il perché, la curiosità, trovare un'origine, una risposta a una vecchia domanda. Qual è il nostro ruolo nel mondo? Da dove viene tutto questo? Che fine farà? Questa domanda è la stessa che si pone oggi la scienza moderna. È una domanda che necessariamente si pone la scienza, ma ci poniamo tutti, perché forse Guido Tonello e Donelli è la domanda forse che è alla base della nostra missione. La parola missione vuol dire che noi siamo stati mandati, no? Abbiamo un percorso, e forse in questo percorso non so sì. Se questa domanda è una banale domanda, certo, di spunto filosofico, ma questa domanda è la domanda, no? Perché attraverso questa domanda, non dico possiamo avere delle risposte, ma porsi questa domanda vuol dire allungare il nostro sguardo, il nostro orizzonte dal punto di vista scientifico, metafisico, umanistico, e di tutto. Proiettiamo noi in quella domanda, noi attraverso i nostri antenati e quelli che ci seguiranno. Esattamente questo è il punto. Lei ha proprio colto il punto che, diciamo, sono assolutamente d'accordo. Cioè, i nostri antenati, diciamo, diventare umani vuol dire questo, a mio modo di vedere, cioè avere coscienza di sé, del mondo, e riflettere su questo. Stupirsi di fronte alla meraviglia che ci circonda e chiedersi il perché. Avere paura, consapevoli del fatto che possiamo morire, e cercare una spiegazione, un senso. In questo collocarsi, no? Collocarsi in una storia di generazione, avere un lontano passato e poter raccontare questo lontano passato alle nuove generazioni, confidando loro come bene prezioso questo racconto, no? Questa è la nostra umanità, e questa
continua tutto, questa è la base di, diciamo, di tutto, la base della scienza, ma come diceva lei, la base della filosofia, la base dell'arte, no? Questo racconto continua tutt'oggi e io sono assolutamente convinto che la scienza è parte di questo racconto, ma ovviamente non è l'unica parte. Altrettanto importante il ruolo che possono avere, diciamo, le discipline umanistiche in generale in questa questione, no? Cioè, lei ha toccato un argomento importantissimo, no? Ha toccato un argomento importantissimo, Guido Tonelli. E non siamo certamente al di fuori del tema che lei sabato 9 giugno alle 15.30 insieme con Giovanni Caprara del Corriere della Sera racconterà all'universo la sua memoria. Dicevo poco fa, lei ha toccato un argomento molto importante che sembra al di fuori del campo della fisica, vale a dire l'aspetto umanistico a cui lei anche poco fa ha accennato. Qual è l'aspetto umanistico della fisica, ma della fisica moderna? Beh, diciamo, c'è al solito, non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze, no? Cioè, in apparenza il mondo della scienza è un mondo molto tecnico, astratto, fatto da uomini e donne che sembrano privi di emozioni, privi di passioni, che vivono in un mondo separato. La realtà è completamente diversa. Io ho scritto anche libri che ho scritto proprio per dare questo messaggio, attenzione, diciamo, è un'immagine stereotipata, no? Cioè, chi oggi fa scienza si confronta con le grandi questioni dell'umanità: cos'è la materia, da dove nasce l'universo, quando è nato l'universo, che fine farà, e queste questioni sono le stesse questioni che si ponevano gli antichi filosofi, sono le questioni da cui è nata la filosofia greca e sono questioni tuttora all'ordine del giorno. Fra l'altro, questioni che la scienza può affrontare, ma a cui non può dare risposta. Attenzione, cioè io posso come scienziato, no, mettere insieme le migliaia di osservazioni che sono state fatte e raccontare, come farò domani, cosa sappiamo dell'origine dell'universo e cosa sappiamo anche forse della sua evoluzione futura. Ma le conseguenze di questa visione del mondo, no, che la scienza cambia continuamente, tirare queste conseguenze, portarle sul piano culturale, definire sul piano etico i comportamenti da seguire, discutere le varie opzioni che avremo di fronte, questo non lo può fare la scienza da sola. Questo è proprio, e qui c'è necessità di un forte ancoraggio alle discipline umanistiche. Qui abbiamo bisogno di filosofi, di teologi, di artisti, di poeti, per prendere consapevolezza insieme delle nuove sfide, che la scienza può aiutare a definire, a far capire dove stiamo andando, che cosa ci può riservare il futuro, ma trovare soluzione è compito dell'umanità intera, e in questo gli scienziati, diciamo, non sono detentori di una particolare competenza, forse sono più competenti chi ha quello sguardo lungo che gli viene dall'aver, diciamo, praticato questi luoghi attraverso lo studio, attraverso il dibattito culturale, più di noi che siamo più concentrati sugli aspetti tecnici. Nell'incontro che lei avrà a Memoria Festival, quando racconta, come dicevo poco fa, la memoria dell'universo, no? Che è anche la nostra memoria, necessariamente anche la nostra memoria, non possiamo non citare, lei poco fa diceva di alcuni suoi libri che ha scritto, non possiamo non citare un libro che appassiona molto, nello stesso modo che appassiona anche un po' sgomenta, perché sono degli argomenti veramente grandi per noi. Il libro è Cercare mondi, quello che lei ha scritto credo l'anno scorso, 2 anni fa, Le esplorazioni avventurose ai confini dell'universo, no? Dicevo poco fa, proprio ho utilizzato la parola sgomento, perché di fronte a queste cose qua forse si prova sgomento, ma nello stesso momento, voltando pagina, dallo sgomento si passa allo stupore, alla meraviglia. Ecco, è un viaggio veramente vertiginoso che ci può lasciare stupiti, ma non di uno stupore, quello che si diceva un tempo nella Francia classica, pure pâté le bourgeois, per stupire i borghesi. No, è uno stupore, ecco, uno stupor mondi questo, no? È veramente qualcosa che ci positivo, porta. Sì. Positivo, ecco, positivo sì, ma anche ricco di sgomento per noi che siamo scevri da questo territorio. Sì, esattamente, diciamo, il Memoria dell'Universo, diciamo, sono stato molto contento quando mi hanno invitato nel paese di Picco, diciamo, a discutere intorno a questo tema, e ovviamente per me l'aggancio alle questioni della memoria è riandare indietro nel tempo, quindi domani racconterò come ricostruiamo
attraverso i segni che ancora sussistono, questa è una delle cose più, appunto, che produce già il più stupore, no? Cioè l'evoluzione dell'universo ha prodotto segnali che sono ancora intorno a noi e che ci dicono, ci raccontano cosa è successo, no? Onde elettromagnetiche che continuano a fluttuare, onde gravitazionali che provengono dai primi istanti del Big Bang. Cioè gli scienziati oggi, noi siamo in grado di ascoltare questo racconto, cioè abbiamo sviluppato tecnologie che ci permettono di tendere l'orecchio e di sentire non l'anziano del villaggio che ci racconta la storia, ma l'universo intero che ancora contiene frammenti di questa storia, che dobbiamo soltanto capire, sapere interpretare e riproporre, no? Quindi questo l'ho trovato molto stimolante, diciamo, venire a Mirandola a raccontare queste cose, perché è molto attinente proprio con il lavoro scientifico in quanto tale. Ma mi faccio capire, ecco che... mi scusi se la interrompo, Fito Tonelli, perché lei ha detto che, spero di aver compreso bene, nello stesso momento che ho compreso bene, altro che sgomento e stupore, lei ha detto che quei segnali, no? L'evoluzione dell'universo ovviamente continua, e quei segnali così antichi, così primordiali, continuano a fluttuare, no? E arrivano fino a noi. Vale a dire che mi esprimo male, quell'onda primigenia sta ancora girando intorno a noi? Sì, sì, non si esprime benissimo, è assolutamente corretto. Cioè, diciamo, il Big Bang è stata una cosa, una catastrofe per certi versi, cioè un evento, diciamo, spaventoso, no? Cioè una piccola, minuscola fluttuazione del vuoto che ha preso di colpo dimensioni gigantesche. Allora, quella dinamica iniziale così prepotente, no, ha prodotto fenomeni che noi possiamo rivelare scientificamente, diciamo, non sono teorie, sono cose che possiamo misurare. Ha prodotto, per esempio, no, una ondata di tempeste elettromagnetiche, chiamiamole così, che ovviamente all'inizio avevano una forza spaventosa, no? E passando il tempo ed espandendosi l'universo, queste tempeste si sono affievolite, no? Si sono attenuate. Queste onde, che erano onde di tsunami inizialmente, sono diventate piccole increspature. Ma se usiamo strumenti come quelli ultrasensibili che abbiamo messo in campo negli ultimi decenni, siamo in grado di ascoltarle. Quindi si ascolta l'eco, è come ascoltare un'eco lontana, un'eco ridotta ai minimi termini, un'eco impercettibile se non attraverso gli strumenti più sofisticati, ma l'eco, quando l'ascolti, come è successo negli ultimi 30 anni, l'eco ti dice, contiene informazioni su cosa è successo, quindi ti racconta esattamente la storia delle nostre origini. Questa è una delle cose che produce in noi stupore, immagini nella gente comune. Cioè è come se, tendendo l'orecchio, no, uno potesse ancora ascoltare diciamo, le frasi d'amore che si sono sussurrati i nostri genitori quando erano fidanzati. Ecco, faccio un esempio, diciamo, un po' poetico, ma rende l'idea, no? Cioè, qui ascoltiamo l'eco di eventi avvenuti 13,8 miliardi di anni fa e li ascoltiamo tutti i giorni. E oggi che sono state scoperte le onde gravitazionali, sogniamo di poter ascoltare l'eco gravitazionale, cioè finora abbiamo ascoltato l'eco elettromagnetico, cioè di queste vibrazioni portate dal campo elettromagnetico, quello stesso che usiamo per comunicare con i cellulari. Le onde gravitazionali sono ancora più sottili, ancora più difficili da rivelare, tanto è vero che ci abbiamo messo, no, 100 anni da quando Einstein le ha diciamo, ipotizzate a poterle rivelare, ma ora che abbiamo capito come fare, ora è scattata la nuova sfida di riuscire a migliorare la sensibilità al punto da rivelare quelle che si chiamano le onde gravitazionali fossili, cioè l'eco fossile del Big Bang in forma di onde gravitazionali, che sarà un altro elemento che potrà contenere ulteriori sorprese. Quindi è proprio, diciamo, corretto quello che lei diceva. La scienza oggi ha sviluppato strumenti talmente sofisticati che ci permettono di sentire in diretta, mettiamola così, quello che è avvenuto nella nascita dell'universo. In questi giorni Guido Tonelli si fa di nuovo un gran parlare di quello che succede, quasi ci eravamo dimenticati noi, di quello che succede su Marte, no? di questa piccola macchina, sì, che sta grattando, si fa per dire, sì. Explorer, esattamente. E forse si dice che Marte potrebbe aver
ospitato una vita in passato e mi ha fatto veramente. Mi ha emozionato molto quando uno dei responsabili diceva: questi sono tempi entusiasmanti. È Ora, chiaro. per non essere troppo romantico, mi sono chiesto: ma entusiasmanti perché sì, dal punto di vista della scienza, della missione straordinaria che siamo su Marte, no? Seppur con una macchina, non dal punto di vista umano, ma in ogni modo ci siamo. Però oggi come oggi mi sono detto: queste parole, queste frasi sono tempi entusiasmanti. Sono veramente in collisione, mi scusi se uso questa parola, in collisione con quel mondo che noi viviamo in malatempora. E forse queste parole di entusiasmo ci possono fare del bene, aiutano anche il nostro modo di vivere. Oppure sbaglio, Guido Tonelli? Sì, assolutamente, penso che abbia ragione, cioè, è chiaro che è un atteggiamento, come posso dire, io stesso sento il salto, diciamo, fra la vita quotidiana che fa ciascuno di noi, le difficoltà che ci sono nel nostro paese, i problemi sociali che lo attraversano, o il mondo nel suo complesso, e i discorsi che stiamo facendo, no? È chiaro che trovare il collegamento fra le due cose è difficile, diciamo, ma con tutte le difficoltà che stiamo attraversando, noi non ci dobbiamo mai dimenticare che questo nostro secolo è il secolo in cui, diciamo, il ritmo di crescita delle conoscenze scientifiche ha avuto uno sviluppo spaventoso, no? E questo lo vediamo, diciamo, quotidianamente. Noi viviamo oggi una vita che i nostri nonni, diciamo, non avrebbero mai neanche potuto immaginare, forse neanche i nostri genitori. Quindi questa cosa è destinata ad aumentare, a crescere, non è che è successo negli ultimi 30 anni, nei prossimi 30 anni ci sarà un rallentamento, ci sarà un'accelerazione di questo aumento delle conoscenze che si traducono in due cose, da un lato in gadget, tecnologie, nuovi modi di produrre, organizzare, no? La nostra vita, cose che diventano semplici, noi ora stiamo parlando. Diciamo, potremmo anche vederci, diciamo, no, a distanza di migliaia di chilometri, con un aggeggio praticamente che non costa nulla, diciamo, cose che erano impensabili fino a qualche decennio fa. Ma cambia soprattutto la nostra concezione del mondo. Quindi questa è la cosa che forse dobbiamo vedere con più attenzione. Per esempio, prendiamo la vita su altri pianeti o su altri sistemi solari, no? I risultati di Marte ci dicono che ci sono molecole precursori delle molecole organiche più sofisticate. Può darsi che su Marte ci siano state forme di vita precedenti, perché Marte in fin dei conti aveva un'atmosfera per un certo periodo, su Marte c'è dell'acqua, quindi diciamo, nessuno si stupirebbe di trovare prove evidenti che c'è stato forme di vita, magari batteriche, magari diciamo, elementari nel passato. Non lo sappiamo, lo sapremo fra qualche tempo, ci sarà questa nuova missione dell'ESA che scaverà in profondità, io sono sicuro ci saranno sorprese, ma noi oggi sappiamo già che, diciamo, la vita nell'universo è abbastanza comune, cioè non è un evento straordinario che ci siano pianeti, diciamo, abitabili in cui ci sono sviluppo di forme di vita. Con le osservazioni che abbiamo raccolto negli ultimi 10 anni, ci siamo convinti che, diciamo, il numero dei pianeti che orbitano intorno ad altre stelle e che hanno condizioni simili a quelle che ci potrebbero essere sulla Terra, è enorme, è un numero enorme. Ora è chiaro che non abbiamo ancora la prova che ci sono forme di vita, ma diciamo è cominciato il conto alla rovescia, cioè non mancheranno, non passeranno più di 5-10 anni prima di avere questa prova scientifica, cioè di sapere che in alcuni pianeti ci sono, diciamo, prove evidenti di presenza di forme di vita, insomma. Allora, anche questo, che succederà nel momento in cui avremo la certezza che ci sono forme di vita in altri sistemi solari? Sul piano pratico forse niente, no? Ma la nostra, forse cambierà la cosa più importante, cioè la nostra visione del mondo, no? È come quando, diciamo, ci si è resi conto che non era il Sole a ruotare intorno alla Terra, ma è la Terra a ruotare intorno al Sole. Lì per lì non è cambiato niente, ma in realtà poi è cambiato tutto. C'è una diversa visione del mondo. Costringe l'uomo a fare i conti con se stesso, a rivedere tutte le sue, per esempio, anche il suo modo di organizzarsi sul pianeta Terra, di vedere i conflitti, di vedere, no? Cioè, nel momento in cui tu hai la percezione di essere una delle tante forme di vita nell'universo, no? Diciamo, forse
cambia anche il nostro modo di rapportarci con il nostro pianeta e con i nostri simili. Cioè, le grandi rivoluzioni spesso avvengono perché cambia il modo di vedere le cose, no? Prima ancora che cambiare la tecnologia. E questi sono eventi che avverranno nella prossima generazione. Guido Tonelli, lei ha già accennato al fatto che le scoperte scientifiche, quando c'è una scoperta scientifica e c'è questa grande rivelazione dal punto di vista, certo, di chi fa la scoperta, è una grande emozione, un grande valore, ma anche per noi, no? Queste cose, se ho capito bene le sue parole, ci aiutano a vivere, ci aiutano anche a modificare la nostra piccola idea di mondo. E forse la cosa più bella, più entusiasmante delle scoperte è proprio che cambiamo la nostra visione del mondo, come diceva lei poco fa. Sì, io penso che questa sia la cosa, diciamo, è quasi impercettibile, no? È qualche cosa che è difficile da quantificare, ma forse è la cosa più importante, no? Cioè, io so che ogni volta che è cambiata la maniera con cui gli scienziati vedono la materia o vedono l'universo, prima o poi è cambiato tutto. Faccio spesso l'esempio dei primi del Novecento, no? Quando un piccolo gruppo di scienziati, geni assoluti, aveva intuito la meccanica quantistica e la relatività speciale e generale, e ha dovuto costruire una nuova visione della materia per spiegare dei piccoli fenomeni marginali che nella vita di tutti i giorni non entravano, no? Nessuno si preoccupava dell'effetto fotoelettrico, per dire, no? Nei primi del Novecento, quando Einstein ci lavorava. Però quella diversa concezione della materia, che cosa ha portato? Da un lato ha portato alle tecnologie che oggi usiamo, no? Cioè, tutto quello che c'è oggi, le telecomunicazioni, i trasporti, l'informatica, tutto nasce da lì, da quella rottura di paradigma, no? Cioè, oggi abbiamo capito la materia a un punto talmente sofisticato che ne sfruttiamo delle caratteristiche per produrre tecnologie assolutamente impensabili, no? L'elettronica, per fare un esempio, l'informatica è nata lì. Ma non c'è stato solo questo cambiamento. In realtà, quello che io sostengo è che tutta la cultura del Novecento è stata rivoluzionata da questa rottura di modo di vedere il mondo che gli scienziati hanno introdotto. Basti pensare, insomma, pensi Freud, Pirandello, Kokoschka, Fontana, diciamo Schoenberg, ci si può mettere dentro chiunque, no? E sono cambiati i rapporti dell'uomo con la natura, ma anche i rapporti dell'uomo con se stesso, col proprio io. Sono cambiate le relazioni. Cioè, quando la scienza cambia paradigma e cambia punto di vista, prima o poi devi avere un po' di pazienza, dovrai aspettare magari 10 o 20 o 30 o 50 anni. Ma questo modo diverso di vedere il mondo si ripercuote in tutti i campi della cultura, delle relazioni umane, dell'etica, dell'estetica, e quindi ha un'influenza profonda, molto più profonda dell'influenza diretta e scientifica, che poi si traduce in nuove tecnologie, nuovi modi di organizzarsi e di produrre. Guido Tonelli, ma lei come si è avvicinato ad appassionarsi alla fisica e poi a farla diventare il suo percorso di studi quotidiano? Ma è stato un po' casuale, lo dico ogni tanto quando incontro gli studenti, perché diciamo spesso quando si ha 18-17 anni non si ha idee chiare sul proprio futuro. Io ero uno di quei ragazzi che non aveva idee chiare sul mio futuro, mi piaceva studiare, ma ero appassionato, si pensi un po', di filosofia, di storia e di greco, e invece odiavo la fisica, perché io perfino la odiavo, e che al liceo classico che facevo alla Spezia avevo un insegnante che era una bravissima persona ma totalmente incapace, come ogni tanto succede, e quindi tutti odiavamo la fisica e tutti invece eravamo appassionati di filosofia, perché c'era questo insegnante bravissimo, severissimo, che ci illuminava, che ci metteva alla prova, che ci stimolava, che che aveva fiducia in noi, ma ci faceva capire che avremmo dovuto affrontare ostacoli enormi per far funzionare il cervello. Ecco, quello è stato l'inizio. E poi è successo un fatto strano, che insomma, vi racconto molto brevemente, ma insomma, io volevo iscrivermi all'università architettura. Perché mi piace l'arte, mi piace l'urbanistica, sono a tuttora un grande ammiratore degli architetti famosi come Renzo Piano, eccetera. Però decisi di fare fisica,
che mi piaceva, mi riusciva, anche se non ero appassionato della materia, però mi riusciva bene, cioè avevo dei bei voti, e quindi era una delle ipotesi che avevo considerato, perché architettura erano 5 anni e 30 esami, e fisica erano 4 anni e 19 esami. Quindi la farò ridere, io scelsi di fare fisica perché avevo voglia di divertirmi, di passare, non so, tempo, anche un po' andare a giro, le ragazze, un po' di baldoria e così via. Quindi la scelta è stata una scelta assolutamente casuale. È chiaro che quando sono entrato poi nel dipartimento, la facoltà di fisica di Pisa, e vedi la statua di Galileo e il manoscritto di Enrico Fermi, e insomma respiri l'aria che ti trasmettono grandi maestri che allora insegnavano e che trasmettono questa passione, e lì mi ha preso un virus che poi non mi ha abbandonato più e sono qui, insomma. Guido Tonelli, fisico ospite a Memoria Festival sabato 9 giugno, domani alle 15.30, insieme con Giovanni Caprara, responsabile delle pagine scientifiche della redazione scientifica del Corriere della Sera. Ma qual è il poeta che ci affascina di più, che l'affascina di più sull'universo? Qual è il poeta che ha saputo forse volgere gli occhi in maniera migliore rispetto agli altri sul cielo? Ah, sugli questo, altri questo mondi? È facile, questo è Leopardi, è chiaro che cioè, Leopardi ha. Lui, infatti, non a caso lui era un grande cultore di astronomia, aveva letto tutto quello che c'era da leggere sull'astronomia già da ragazzino. Lui ha una tale conoscenza della materia che, diciamo, è chiaro che è capace di mettere in forma i castica in poche parole, diciamo, concetti profondi sugli sterminati spazi, sovrumani silenzi, cioè nessun altro credo abbia mai potuto dire una cosa così giusta scientificamente e così bella poeticamente. E poi ritorniamo a quello che si diceva all'inizio della conversazione, al tema della domanda, no? Nella poesia del canto notturno di un pastore errante dell'Asia, cioè quella domanda straordinaria: che fai tu luna in ciel, dimmi che fai, ecco. Quella è... Ma lui aveva proprio questa, diciamo, per esempio all'estero, a me vivo in Francia spesso, a Ginevra, proprio nel paese di Ferney Voltaire, il paese di Voltaire, e ho avuto modo di partecipare a dibattiti su Leopardi. La cosa che mi ha colpito è che in Francia, per esempio, è stimato moltissimo come poeta, ma ancora di più come filosofo, cosa che io nella mia ignoranza non sapevo. Cioè, avevo capito che Leopardi aveva una forte carica filosofica, no? Nelle sue opere, anche nelle sue poesie, ma anche nelle sue opere scritte. La cosa che mi ha stupito è trovare quanto sia moderno dal punto di vista proprio filosofico e quanto sia apprezzato per queste caratteristiche, quasi forse più all'estero che non nel nostro paese, quantomeno nelle nostre scuole. Non viene è apprezzato come poeta, ma non viene mai citato per le sue speculazioni filosofiche, che sono di estrema attualità, e tuttora la ginestra, queste cose sono ancora valide, cioè sono questo senso di, no, di piccolezza, questa sensazione umana, no, di essere fragili, no, di essere in balia di qualcosa di molto più grande di noi. Lui fu uno dei primi a tradurla in forme anche poetiche, ma anche poi a teorizzarla, a svilupparla in forme filosofiche, insomma. E lei ha citato una delle poesie che proprio sono fondamentali per capire Leopardi, ma non solo, ovvero La ginestra, no? E che ha questo finale. Poi, poi pensi la chiusa, cioè, naufragarbe dolce in questo mare, stavamo parlando prima, no? Cioè l'angoscia e questo senso, no? Lo stupore, la paura, e però questo stai naufragando e senti che è una cosa meravigliosa, no? Cioè, riuscire a mettere insieme naufragio e dolcezza, questo lo fanno appunto Shakespeare, Omero, insomma, fanno i grandi, grandissimi. Sgomento e stupore insieme. Esattamente. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato Guido Tonelli per la sua partecipazione a Memoria Festival a Mirandola. Grazie ancora. Grazie a voi.